Torna il Festival dei Vizi e delle Virtù a Teramo, la seconda edizione. È un'edizione rinnovata, c'è anche la letteratura. Sì, quest'anno abbiamo dato spazio alla letteratura, ma non solo, anche alla giurisprudenza. Infatti ci sarà un dibattito sulla legalità, che coinvolgerà poi il professor Enzo Di Salvatore dell'Università di Teramo, e quindi anche qui ci sarà una bellissima discussione, un confronto aperto tra filosofia e giurisprudenza, oltre alla diversità della proposta musicale, che spazia dal tango, dato che quest'anno è il centesimo della nascita di Piazzolla, e quindi abbiamo diversificato anche la proposta musicale. Insomma, è un contenitore bellissimo dove si integra tutti gli ambiti di sapere, anche il teatro, la letteratura, la filosofia, la musica, insomma tutto quello che riguarda l'esperienza umana. Perché Festival dei Vizi e delle Virtù? Per spiegare proprio la... Inizialmente noi volevamo fare questa iniziativa durante maggio, che era proprio il periodo delle virtù. E quindi poi dopo l'idea dei vizi anche, quindi abbiamo spaziato, no? Per anche cercare di riflettere su questa dicotomia dei vizi e della virtù. Una seconda edizione, entriamo nel dettaglio del programma, saranno tante giornate, sabato 25, domenica 26 e lunedì 27. Sì, noi di Cerro Carioca organizziamo ancora una volta il Festival dei Vizi e delle Virtù, anche quest'anno ci saranno tanti eventi, tanta arte, tanta cultura. Avremo lo Jabuticaba World Music Festival come l'anno scorso, che è un festival imperniato sulle musiche che nascono da una tradizione popolare per poi evolversi con un linguaggio estremamente raffinato, così come l'anno scorso abbiamo portato flamenco, musica brasiliana, lo scioro. Quest'anno porteremo invece la musica manouche, che attinge la tradizione manouche, con il grandissimo chitarrista di fama internazionale Francesco Buzzurro. Poi avremo il quintetto di Fabio Mariani, che è un jazzista che ha suonato in tutto il mondo, che ha collaborato con i più grandi artisti del panorama del jazz. E poi lunedì avremo un omaggio ai 100 anni di Astor Piazzolla con un musicista argentino straordinario, Pablo Corradini. Quindi diciamo che questo è l'aspetto, la parte musicale. Poi avremo il teatro con Roberto Di Donato e Fabrizio Medori, avremo la presentazione di libri e avremo anche tanti altri eventi. La location è la sala polifunzionale della provincia, quindi si accederà dall'ingresso della sala polifunzionale anche per entrare nel cortile della biblioteca Melchiorre Delfico, nel quale sarà allestita la mostra di arte e di fotografia.